perché falliamo nel raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, questo è il topic di questo nuovo video YouTube. Se ancora non sei iscritto al canale, mi raccomando, corri a farlo. Perché? Perché sono un sacco di risorse per poterti permettere di andare ad implementare la raggiunta di quelli che sono i tuoi risultati. Fallire nei propri obiettivi, perché? Cosa? Come mai? Per quale motivo non riusciamo nella maggior parte dei casi a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi? Beh, molto spesso questo proviene da settarli nel modo sbagliato. Molto spesso questo proviene dal andare a mettersi obiettivi sbagliati, nell'andare a non settare obiettivi nel modo giusto, nell'andare a non essere chiari i nostri obiettivi. Insomma, un tot di cose che, se stai fino alla fine del video, ti potrai portare a casa, ti potrai andare a segnare, ti potrai andare ad annotare e potrai implementare nella tua vita di tutti i giorni e nella corsa verso il raggiungimento del tuo gran successo. Perché falliamo nel raggiungere obiettivi? Ecco, questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso ed è anche il topic di questo nuovo video YouTube. Se ancora non mi segui, ti do il benvenuto sul mio canale, ti consiglio di andare a vedere tutti gli altri video perché sono un sacco di risorse pronte ad essere direttamente messe in pratica. Ecco, vedi, spesso noi trattiamo quelli che sono i nostri obiettivi semplicemente come dei sogni. In qualche video YouTube dicevo non puoi permetterti di andare ad avere obiettivi se questi non hanno un game plan, se questi non hanno un piano. Perché? Perché altrimenti non puoi permetterti nemmeno di chiamarli obiettivi, sono dei sogni e basta, non hanno un modo per essere raggiunti, quindi sono dei sogni e basta. Ok, spesso questi obiettivi che noi ci poniamo sono fantastici, sono entusiasmanti, ma poi non li prendiamo seriamente e quindi nell'arco di una, due, tre settimane, forse un mese, tutto quanto boom, come per magia, svanisce. Oggi ti voglio consigliare quali sono 3-4 punti da evitare assolutamente quando si tratta di goal setting, anche 3-4 punti da implementare e inserire, tenere assolutamente in considerazione quando si parla di goal setting. Il punto numero uno è che non diamo una scadenza, non ci mettiamo una timeline per quelli che sono i nostri obiettivi. Se tu non hai una timeline, se tu non riesci a collocare nel tempo quando dovrebbe accadere una determinata cosa, quando dovresti fare, non lo so, se hai un business, il problema numero uno è che noi non diamo una scadenza, non diamo una time, non ci diamo una timeline dove andare a collocare il quando fare che cosa lungo il corso del tempo affinché quel determinato obiettivo, che deve avere anche questo una scadenza, verrà raggiunto. Quindi il primo errore che la maggior parte della gente fa è che non si va ad inserire scadenze, non si va ad inserire delle timeline, il cosa fare e quando fare le cose affinché l'obiettivo venga raggiunto. Il secondo errore, il secondo problema è che non scriviamo i nostri obiettivi. Magari sì, ce li abbiamo, magari sì, ci siamo fatti un'idea di cosa vorremmo ottenere, magari lo professiamo a gran voce, ma non li scriviamo. Ecco, non prendersi il tempo per scrivere giù i propri obiettivi, per mettere nero su bianco, su un pezzo di carta, i propri obiettivi, dato che siamo tutti belli aggiornati sul nostro PC, ma molto meglio su carta, è un grande errore. Perché? Perché va a skippare una gran parte di compromissione con noi stessi nell'idea di dire: oh, l'ho messo su carta, so cosa devo fare, non è soltanto una vaga idea all'interno della mia, no, so cosa devo fare, perché devo fare questo affinché io possa permettermi di raggiungere questo. Se tu non lo scrivi, è un errore. Tu prova a fare per un mese obiettivi solo in testa, idee eccetera, solo in testa, e un mese obiettivi scritti, e poi mi scrivi dopo due mesi, dopo fai uno, qual è stato il mese in cui hai raggiunto maggiori risultati e qual è stato il mese in cui ne hai raggiunti di meno. Io sono sicuro, ma al 200%, che il mese in cui hai scritto giù quelli che sono i tuoi obiettivi in maniera anche ripetuta, te li sei ripetuti e riscritti affinché il tuo cervello continuasse ad autovendersela, perché è un'autovendita, quei risultati sono stati drasticamente più elevati. Quindi errore numero due: non scrivere i propri obiettivi. L'errore numero tre è che siamo vaghi, mettiamo giù obiettivi però siamo vaghi. Devi essere specifico, ok? Non puoi permetterti di andare a settare un obiettivo in maniera vaga. Ah sì, raggiungerò più o meno quello, ma più o meno in quella data là, circa forse. No, specifico. Cosa vuoi raggiungere? Entro quale data? Poi magari sbagli, però che cosa vuoi raggiungere in maniera specifica? Entro quale data? In quale arco temporale? Sì, specifico. Un altro errore, quarto errore, è che li condividiamo con le persone sbagliate. Li condividiamo con gli amici, li condividiamo con la famiglia. Non è la strategia per raggiungere obiettivi. Perché? Perché molto spesso, e mi soffermo un po' di più su questo, perché molto spesso le persone alle quali condividiamo i nostri obiettivi non sono in linea con noi, non sono in linea con la nostra visione, non sono in linea con
non il pensare in grande che magari noi abbiamo. E questo ci butta giù. E questo all'interno della nostra testa ci va ad abbattere, perché magari riceviamo come risposte: ma chi ti pensi di essere? Ma cosa pensi di fare? Ma dove pensi di andare? Questo è quello che accade quando condividiamo i nostri goal con le persone vicino a noi che non sono pronte a ricevere determinate nostre idee o determinate nostre visioni, ok? Perché sono persone magari che vivono troppo piantonati con la loro idea, con il fatto che la vita sia senso unico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non condividere i tuoi obiettivi con i tuoi amici, con la tua famiglia, eccetera, a meno che questi siano persone estremamente piene di visione, estremamente che pensano in grande, siano persone comunque proiettate a raggiungere obiettivi, perché nella maggior parte dei casi se no ti beccherai delle porte in faccia che andranno solo che a minare la tua credenza, il tuo credo nel poter raggiungere veramente questi risultati qua, nel poter conseguire veramente quella ricchezza economica, quei risultati nel business, quei risultati sportivi, eccetera, perché alla fine della fiera poi è applicato a qualsiasi cosa, ok? Non vuoi avere, non lo so, sei a dieta, vuoi fare il risultato in palestra, non vuoi avere il tuo risultato condiviso con un qualcuno che ti dirà: ma cosa ti serve la dieta, ma sì, ma a cosa te ne frega, ma mangiati sta ciambella, ma mangiati sta carbonara. No, non vuoi avere questi tipi di influenze qua. Tu vuoi avere le tue influenze, quelle di te stesso con te stesso, o quelle delle persone che rappresentano per te dei visionari, delle persone che hanno la mentalità condivisa con la tua, oppure i tuoi mentori. Queste sono le persone con le quali puoi condividere quelli che sono i tuoi obiettivi, non altri, soprattutto fino a quando non hai ancora combinato nulla, soprattutto fino a quando nella tua vita non hai ancora portato a casa quelli che sono dei grandi risultati, ok? Te li tieni per te, puoi voler bene, puoi amare lo stesso la tua famiglia e i tuoi amici, ma non condividere loro degli obiettivi se sai già che dall'altra parte ci sarà un riscontro negativo, ok? Quindi questi sono i 3-4 punti fondamentali sui quali falliamo quando si tratta di goal setting. Adesso ti lascio un altro paio di punti, anche se diciamo che nel senso andando a ribaltare quello che ti ho appena detto c'è già tante risposte, ma ti lascio un paio di punti extra a quello che ti ho appena citato, al contrario di quello che ti ho appena citato. Ti porto anche una testimonianza, no? Basandoci su quelli che sono dei dati reali e misurabili. Stavo leggendo un articolo della Dominican University con l'Università della California, uno studio, no, di questa Università della California, che tra l'altro se riesco te lo allego da qualche parte qua nel video, dove diceva che c'è il 42% di probabilità maggiore che una persona che si scrive giù obiettivi specifici e misurabili poi questi obiettivi li vada a conseguire, o comunque ci si metta a lavorare sopra. Quindi il primo punto è obiettivi specifici, si specifico in cosa vuoi ottenere, e misurabili, datti la possibilità di poter tenere tracce, di poter misurare, perché se gli dai un obiettivo, no, è misurabile, è molto più facile capire a che punto del percorso sei. Il secondo punto è la timeline. Ti ho citato prima la timeline, adesso ti dico una timeline che ti dia un senso di urgenza. Prova a ragionare in questi termini qua. Quando a scuola, se ancora ci vai capirai meglio, ma se l'hai finita anche sai di cosa sto parlando, quando a scuola arrivava il momento della verifica e tu magari non avevi studiato, che cosa succedeva? Succedeva che lì sotto alla data della verifica, magicamente nell'arco delle ultime 24 ore ti trasformavi in una macchina da guerra per lo studio e ti mettevi lì a macchinetta. Perché? Perché avevi il senso di urgenza di dire: non voglio farmi una figurazza, non voglio prendermi un votaccio a scuola, non voglio farmi rimandare, bocciare, eccetera. Quindi senso d'urgenza, mi metto a studiare a palla, 3-4 ore di seguito, affinché domani, che ci sarà la verifica, la scadenza stretta che mi mette il senso di urgenza, questa verifica quantomeno io possa, no, salvarmi. Ecco, il senso di urgenza non voglio che tu lo vada ad applicare per salvarti, ma lo voglio che tu lo vada ad applicare in maniera intelligente, affinché tu abbia dei reminder costanti nel dire: siamo al 1° di dicembre, il 31 di dicembre voglio raggiungere un determinato obiettivo, ok? Ho una scadenza fissa, ho una timeline, ok? Ho un reminder ogni settimana che mi dice quanto mi manca e che mi dice a che punto sei col tuo obiettivo, perché il 31 scade, che mi metta quella leggera ma giusta pressione addosso affinché io possa dire: sto ragionando con una scadenza. Questo vi porterà ad essere più produttivi e porterà a raggiungere maggiori risultati e maggiori obiettivi. Una cosa intelligente, no? Spesso le persone si settano degli obiettivi enormi, grandi, che però possiamo aggiungere, no, quelli di prima, che però li spaventano. Dicono: mio Dio, però questo obiettivo così grande, non ho la più pallida idea da che parte partire, mi sembra troppo grande. Ecco, non settatevi degli obiettivi abnormi senza inserire
delle subtask, quindi delle task, dei piccoli obiettivi che collezionati uno dopo l'altro, messi insieme uno dopo l'altro, vi portano poi a raggiungere quella big picture, quel grande obiettivo che magari visto da solo vi spaventa, visto scomposto in tanti piccoli obiettivi lo vedete molto più raggiungibile. Quindi un consiglio ancora è quello di andare a suddividere in subtask, in tanti piccoli obiettivi, da raggiungere il grande obiettivo finale. Al posto di dirti che vuoi diventare uno scrittore, ditti che vuoi scrivere 5 pagine al giorno, o che questa settimana devi scrivere almeno 30 pagine, ok? Perché? Perché così facendo, 365 giorni dopo, fare il conto e dire: caspita, ho scritto per 365 giorni 5 pagine al giorno. L'ho imparata, mi è entrato il mestiere, no? L'ho iniziato a sviluppare quello che è il mestiere. Perché questo, alla fine l'hai scritto, no? Ti faccio un esempio: se vuoi scrivere un libro, piuttosto che dirti voglio scrivere un libro e basta, ditti: ok, voglio scrivere un libro e questo libro lo voglio scrivere andando a scrivere 20 pagine a settimana per le prossime X settimane. Quanto più il tuo cervello è disposto a fare le cose, quanto più il tuo cervello vede raggiungibile questo obiettivo, drasticamente di più, perché lo scompone in tanti piccoli obiettivi che alla fine ti danno come risultato quello, ok? Impara a giocarci col tuo cervello, impara a fregarlo, impara a capire come reagisce, no, alle situazioni, e giocaci, ok? Devi fregarlo, devi imparare a fottere il tuo cervello prima che sia lui a fottere te stesso o te stessa. Quindi vai a scomporre il grande obiettivo, setta uno grande, ma vai a scomporre in tanti piccoli obiettivi da raggiungere che messi uno insieme a quell'altro ti porteranno comunque a raggiungere la tua final destination. Adesso, andando in conclusione, perché ti dico questo? Ti dico questo perché all'inizio è tutto quanto bello, sei eccitato, sei gasato, sei sul pezzo, ma quando le cose iniziano a farsi toste, se tu non hai un qualcosa al quale poter far riferimento in maniera specifica, quelle sere in cui sarai stanco e magari sarà stata anche una brutta giornata, non continuerai a fare le cose nonostante, andrai a dormire. Quelle mattine in cui avrai così tanto sonno o starai così tanto bene sotto le coperte, se non sarà scritto, se non sarà specifico, se non sarà misurabile, se non sarà qualcosa che ti mette pressione perché ha una scadenza, se non sarà le varie cose che ti ho citato, tu rimarrai sotto il piumone all'interno del tuo letto. Se nei giorni in cui non starai bene, non sarà tutto quanto come ti ho condiviso, quindi specifico, misurabile, eccetera, quei giorni tu starai a riposare, ok? Adesso, senza continuare ad andare avanti, perché hai capito, ci saranno i momenti in cui il dubbio, l'incertezza, la paura, la stanchezza, il dolore, eccetera, 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 ti faranno visita. E l'eccitazione dell'inizio, purtroppo, in quel momento lì non basterà. Avrai bisogno di avere un qualcosa che ti dà direzione, avrai bisogno di avere già la direzione giusta da andare a seguire, affinché tu possa andare avanti nonostante. La sfida la vinci quando le cose sono toste, quando le cose sono scomode, non quando la partita la possono giocare, la sanno giocare tutti quanti. Quindi questi erano un paio di consigli per andare a fare goal setting in maniera un po' differente rispetto a quella che puoi leggere normalmente sui libri. Spero veramente tu possa andare ad applicare queste informazioni, spero veramente tu possa condividere con le persone che ami, con le persone alle quali tieni queste informazioni, perché sono sicuro che andando ad applicare ogni singolo giorno, facendo diventare le tue abitudini, facendo diventare la tua normalità, potranno cambiare piano piano quella che è la tua vita.